abbattere i muri, costruire ponti, non uno slogan ma un impegno concreto per la pace tra i popoli contro la minaccia nucleare durante la guerra fredda. Pane, casa, lavoro, il programma di una politica con la P maiuscola, quella di Giorgio Lapira, il siciliano sindaco di Firenze. Arriva nella città fiorentina nel 1924, con la Sicilia e il Mediterraneo nel cuore, un mare che nel pensiero lapiriano sarà sempre metafora del lago di Tiberiade. Per lui il capoluogo toscano è la città posta sul monte che guarda Gerusalemme, la città santa, culla delle tre grandi religioni abramitiche. Nel 39 fonda la rivista Principi, attacca per il fascismo e l'alleanza con Hitler. Ripara spesso in Vaticano usando la tessera giornalistica dell'Osservatore Romano. Nel 46 è padre costituente, da sottosegretario al lavoro nel governo De Gasperi, pubblica nel 50 L'attesa della povera gente, un manifesto per la piena occupazione. Da sindaco di Firenze promuove a partire dal 58 i colloqui mediterranei per la pace tra cristiani, ebrei e musulmani. Nel 59 è il primo politico occidentale a superare la cortina di ferro. A Mosca parla di distensione e di disarmo, regala a Khrushchev una valigia di santini. Nel 65 è ad Hanoi per incontrare Ho Chi Minh, obiettivo la pace in Vietnam. Amico di Fanfani e del presidente dell'ENI Enrico Mattei, nel 72 riesce a salvare il posto di lavoro a 3.000 operai della Pignone. 5 anni dopo, la fine della sua vita terrena, tutta al servizio dei poveri e degli indifesi.